sì, riprendiamo, anzi no, insomma, come davvero mi piace iniziare, perché c'era anche una canzone che d'altra parte diceva così, invece in questo caso io dico ricomincio da me, c'è stato anche un film secondo me, e ricomincio da me davvero, ricominciamo perché parliamo di una 3 giorni importantissima. Quante volte magari avremmo davvero detto basta, sono stanca, magari lavoro eccetera, voglio cambiare qualcosa nella mia vita, ricomincio da me. Beh, questa volta, questa mattina, se volete, se siete curiose o curiosi, potete davvero farlo, perché stiamo parlando di una 6ª edizione di un incontro di una 3 giorni, dicevo, davvero molto bella, molto importante, che dà l'opportunità in tutti i sensi davvero di ricominciare da un punto di vista soprattutto lavorativo. Scopriremo anche col mio salotto il modo giusto per tirare fuori, per scoprire, per far venire fuori, appunto emergere, le proprie competenze. Avremo anche una testimonianza davvero bellissima. Allora davvero do il benvenuto e ringrazio Laura Corallo, ideatrice, organizzatrice di Ricomincio da me. Grazie. Grazie a te. Grazie ad Agata Vallicelli, psicologa, psicoterapeuta e formatrice gruppo LEN. Grazie. Buongiorno. E grazie a Silvia Gobbo, imprenditrice, nonché la nostra bellissima testimone, insomma una testimonianza molto bella la tua, della tua storia, che poi grazie. Ci racconterai, perché davvero volentieri. Credo che dia la cifra, cosa dici Laura, di quello che è Ricomincio da me. Esatto, infatti in questa edizione siamo veramente molto molto contente di avere con noi Silvia Gobbo, che appunto ci ha scritto la mail chiedendoci appunto la conferma di questo evento e raccontandoci la sua storia, sia io che Gabriella, che l'altra organizzatrice dell'evento che non è qui con noi, veramente siamo rimasti estasiate, perché alla fine con questa edizione che conclude diciamo un ciclo di 5 anni, noi avevamo in mente proprio questo tipo di esperienza. Quando abbiamo pensato a Ricomincio da me nel 2013, dopo il terremoto, quindi con tutte le problematiche che c'erano allora, noi avevamo pensato proprio a questo, di dare delle opportunità, delle occasioni, informazioni proprio a persone come appunto Silvia, per potersi reinventarsi, mettersi in gioco, per creare delle reti, così come fortunatamente per Silvia è stato così. Senti, facciamo una cosa, spieghiamo, sì, perché ovviamente sì, per voi è un'ovvietà e per molti che vi conoscono, perché appunto siete alla 6ª edizione, però spieghiamo un attimo brevemente che cos'è Ricomincio da me, insomma questa 3 giorni che fra l'altro è partita ieri ma che appunto continua oggi e domani. Sì, che in realtà è partita lunedì, comunque spiego, allora Ricomincio da me è una fiera, un evento dedicato al lavoro e alla formazione, e appunto dal 2013 e l'obiettivo è quello di mettere in rete, di mettere a sistema tutte quelle che sono le opportunità, i progetti, le iniziative, le informazioni da parte di aziende, associazioni di categoria, enti di formazione, ma anche enti pubblici, su ciò che riguardano le opportunità di lavoro nel territorio modenese e non solo. Quindi in tutte queste edizioni noi abbiamo avuto, siamo state appoggiate appunto da numerose realtà, soprattutto quando eravamo al Forboario, perché la novità di quest'anno, ecco, è che dove siete? Esatto, non siamo più al Forboario, ma siamo in Camera di Commercio e alla residenza San Filippo Neri. E quindi abbiamo queste due sedi che hanno portato anche a una modifica del format, perché mentre al Forboario avevamo uno spazio fieristico espositivo, in queste due sedi gli spazi sono più ridotti. Quindi abbiamo dato diciamo spazio soprattutto all'attività convegnistica, seminariale, i workshop, laboratori per tutte le 3 giornate. Quindi ieri si è svolto l'incontro con le scuole, perché Ricomincio da me, diciamo come target, ha un target abbastanza trasversale, dalle scuole, quindi gli studenti, ai liberi professionisti, freelance, persone che cercano lavoro, che vogliono reinventarsi. Quindi diciamo anche l'offerta formativa è abbastanza ampia. E ieri abbiamo iniziato con le scuole, con circa 200 ragazzi provenienti da soprattutto scuole professionali e tecnici, e hanno avuto l'opportunità appunto di incontrare
le associazioni e gli enti presenti che, se mi permetti, vorrei elencare, perché sono stati veramente molto, molto importanti per noi, insomma, il loro appoggio, e che sono l'Assessorato alle politiche giovanili, CNA Ecipar, l'APAM Formart, Fondazione Brodolini di Roma, l'AMSPA, CERFORM, Oxford, Confcommercio ISCOM, Nuova Didattica, CESPIM, CPO del CUP, Lega Coop e Conf Cooperativa, It's Maker for Modena e Gruppo Lenne. E quindi, grazie all'apporto, insomma, di queste realtà, gli studenti hanno potuto comunque ricevere molte informazioni relative, appunto, alle opportunità per il dopo diploma, perché la maggior parte di questi ragazzi erano di quinta, quindi il prossimo anno si troveranno a dover scegliere il proprio percorso, certo, professionale o universitario. Poi oggi si prosegue, sempre in Camera di Commercio, con dei convegni molto importanti rivolti nello specifico ai liberi professionisti, dalle 2 alle 18, dalle 14 alle 18. In particolare volevo segnalare un evento dedicato alle pensioni, proprio perché uno degli aspetti più, diciamo, più delicati, insomma, nel mondo del lavoro è la propria pensione, certo, cioè come il mistero costruire della pensione. Esatto. Andrò in pensione, prima domanda. Esatto. E quindi saranno presenti Mirella Guicciardi, l'avvocato Mirella Guicciardi del CPO del CUP, e Tamara Calzolari della CGIL, che con un approccio molto concreto daranno delle informazioni su come diciamo approcciarsi al mondo pensionistico fin dalla giovane età. Perché oggi purtroppo il passaggio dal sistema certo, retributivo a quello contributivo ha fatto sì che dobbiamo anticipare comunque il pensiero, insomma, di come costruire il nostro futuro. Ecco. Quindi insomma, un programma molto vasto, di incontri, abbiamo capito, di convegni, ma esatto, anche, insomma, perché secondo me poi il bello di quello che siete voi è che appunto create questo incontro, no? Fra, possiamo dire, in qualche modo domanda anche offerta, quantomeno, insomma, diventa un mondo senza più queste barriere, no? Dove chi cerca lavoro, esatto, può anche andare a incontrare, magari anche appunto riscoprire se stesso, grazie proprio anche alla presenza, fra l'altro, di professionisti, davvero, come abbiamo già anche questa mattina, per poi arrivare a parlare proprio della testimonianza, perché esatto, alla fine, cioè, partecipare a Ricomincio da me vuole anche dire poi trovare lavoro. È vero questo assunto? Allora, noi fin dall'inizio ci siamo proposti in questo modo. Noi offriamo delle opportunità. Opportunità significa incontri. Noi diamo la possibilità alle persone di incontrare imprenditori, di incontrare professionisti, di incontrare anche persone come Silvia, che magari non si incontrerebbero, certo, in situazioni normali. Questo per noi è un'opportunità importante, perché oggi per trovare lavoro il presupposto è quello di crearsi delle reti. Nessuno raggiunge un obiettivo senza l'aiuto degli altri. Quindi semplicemente il nostro è un contenitore che mette insieme situazioni, persone, e quindi poi sta alla persona riuscire diciamo a incontrare, a mettersi in gioco, a presentarsi e a trovare, insomma, le sue opportunità. Quindi si trova lavoro, perché comunque tutto parte da noi, certo, nessuno ti sì, regala niente. Sono giorni, mi sembra di capire, un luogo proprio fisico, dove vanno a incontrarsi le persone che, voglio dire, a volte uno deve mandare certamente, certo, il curriculum, ed è importante, la telefonata, chiedere informazioni, ma magari, insomma, invece in questo caso sono tutti lì i protagonisti, volendo. Sono tutti lì, quindi, come dici tu, poi alla fine uno sta poi alla propria, no, autonomia, alla propria capacità, alla forza anche di comunicazione, eccetera, poi mettersi in gioco, conoscere, chiedere, informarsi, quindi bello, molto bello quello che fate. Sì. Volevi aggiungere qualcosa sul programma? Perché allora oggi abbiamo detto, oggi c'è il venerdì, e poi domani è una giornata importante, perché sempre in Camera di Commercio abbiamo un evento sempre rivolto ai giovani, che Consigli dai Leader, dove facciamo incontrare i ragazzi con grandi imprenditori, protagonisti del mondo culturale modenese. Sono circa 150 ragazzi che incontreranno Enrico Grassi, che è il presidente
e di Elettrico 80, è conosciuto come l'imprenditore cowboy, quindi una persona straordinaria, diciamo, nel suo percorso professionale, uno che sa anche parlare molto bene con i ragazzi. Abbiamo Leo Turrini, giornalista sportivo, certo. Abbiamo Jessica Giuliani, che è stilista presso l'Ana Marchetti Group, è una stilista emergente molto, molto brava. E poi abbiamo Gianfranco Borghi, un imprenditore del settore ceramico. E quindi, insomma, Consigli dai Leader, che è nato l'anno scorso, ha avuto molto, molto successo, perché si dà l'opportunità ai ragazzi proprio di capire come nasce un'idea imprenditoriale, come si sviluppa e soprattutto che cosa e quali sono le caratteristiche di un futuro imprenditore che si vuole mettere in gioco, diciamo, in un'epoca che magari anche rispetto a Enrico Grassi sono diversi, certo. Insomma. E poi in Fondazione San Filippo Neri invece per tutta la giornata abbiamo seminari e workshop rivolti alla crescita personale e professionale con formatori, abbiamo enti di formazione che daranno appunto strumenti per fare un curriculum, per la ricerca attiva del lavoro e la creazione di impresa. Quindi c'è veramente tutto. Questo è molto bello. Sì. E noi questa mattina abbiamo appunto una delle protagoniste davvero di questi incontri, Agata. Si parla, parlerete, avete parlato, eccetera, comunque sono importanti, le soft skills. Sì. Cosa sono? Parliamo di soft skills e pensando a ricominciare da me possiamo anche lavorare sul nostro, migliorare le nostre soft skills. Soft skills sono le capacità trasversali, sono le competenze che possiamo utilizzare in tutti i tipi di aziende, in start-up, da imprenditori, anche come ragazzi in scuola possono migliorare le loro competenze soft. Cosa sono queste competenze soft? Perciò abbiamo hard skills, perciò competenze tecniche, saper scrivere, saper leggere, poi competenze molto tecniche, specialistiche che si impara a scuola. E poi soft skills sono competenze come saper comunicare, saper esprimersi, collaborare, gestire le emozioni, risolvere problemi, pensiero critico, creatività. Sono le competenze che si sviluppa sia a scuola che a casa. Infatti ieri pomeriggio abbiamo fatto questa discussione tra l'azienda e la scuola dicendo che le competenze soft vanno sviluppate sia a casa con genitori, perciò genitori che devono insegnare ai propri figli a riuscire a esprimersi, a riuscire a esprimere il proprio parere, a collaborare con gli altri, rimanere creativi, e poi queste competenze vanno sviluppate anche a scuola. Quindi è un po' un quid in più, insomma, rispetto alle competenze tecniche, qualcosa in più, che però si può alimentare, si può acquisire, oppure uno, voglio dire, o ce l'ha o non ce l'ha? No, ovviamente è una cosa che possiamo allenare, anzi. Adesso, ad esempio, World Economic Forum ha parlato di competenze del futuro, perché il mondo cambia, il mondo del lavoro cambia, perciò anche i giovani devono investire nelle proprie competenze. E tra le competenze del futuro indica, oltre a tutte le competenze specialistiche, capacità di risolvere problemi, capacità di collaborare, solving, insomma, dice, proprio no? Questo pensiero critico, perciò io di fronte agli altri ragazzi riesco a dire guardate, non sono d'accordo con voi, dovete cambiarlo, io penso in questo modo, parliamone. Per poter fare questa cosa dobbiamo avere coraggio di dire il proprio parere, perciò dobbiamo essere più assertivi, riuscire a dire quello che pensiamo, essere coraggiosi. Perciò qui si lavora anche sull'autostima, sono tutti questi elementi che vanno sviluppate a casa, a scuola e poi ovviamente anche in azienda, perché sono indispensabili. E l'altra cosa, se posso aggiungere, certo. Le aziende d'oggi, ovvio che cercano diciamo ragazzi giovani che hanno delle competenze tecniche, però se il ragazzo ha tantissime competenze, ha una laurea, master, però dal punto di vista del suo atteggiamento verso il lavoro, non ha tante capacità trasversali come un ragazzo che è svogliato, perché pensa di saper fare tutto, che non ha voglia, che è demotivato, che non è proattivo, perciò risolvete voi i problemi, a me non interessa, io voglio prendere stipendio e andare a casa. Datori di lavoro piuttosto scelgono ragazzi con giusto atteggiamento e la addestrano dentro la propria academy sulle competenze tecniche, piuttosto che prendono un ragazzo con tante lauree, certo, con tante competenze
che non ha atteggiamento giusto. Quindi insomma hai spiegato molto bene, queste soft skill, queste competenze in più sono addirittura più importanti. Secondo me sì. A parità, no? Io sto immaginando un colloquio di lavoro, insomma, delle competenze tecniche, del numero di lauree che uno eventualmente può avere. Chiarissimo, insomma, questo è molto bello. Poi insomma, se abbiamo il tempo che corre un po' via veloce, sarebbe bello capire un po' questi giovani, appunto, se queste soft skill appunto le sanno tirar fuori, e i consigli, hai già anticipato qualcosa di interessante che possono arrivare anche dalle famiglie. Ma arriviamo a te. Allora, tu hai partecipato a tutte le edizioni, praticamente quasi tutte, mi hanno detto, no? Appunto, di Ricomincio da me. Raccontaci la tua storia. Perché hai sentito il bisogno, la necessità? Ma guarda, io la prima edizione ho partecipato 4 anni fa, nel momento in cui mi sono trovata per problemi personali a dover fare delle scelte lavorative diverse. Io venivo dal mondo del lavoro a tempo indeterminato, sicuro, tranquillo, con già tutto organizzato e calcolato, e all'improvviso mi sono trovata che questo non potevo più farlo. E la prima sensazione che tutti abbiamo, soprattutto quando uno perde il lavoro, è quella di totale smarrimento, perché non sai a chi rivolgerti. Purtroppo chi dovrebbe essere, diciamo, chi dovrebbe adoperarsi per aiutarti o per darti dei consigli non è più, non ha più queste competenze, non è più in grado di farlo, e spesso ti ritrovi a dover aspettare che accada qualcosa. E allo stesso tempo però, quando sono andata la prima volta Ricomincio da me, che ci sono arrivata anche per caso onestamente, io mi sono trovata tante possibilità e mi sono trovata dentro a un circuito dove comunque avevi una vetrina di prospettive, che poi, come diceva Laura, devi essere tu a renderti conto di cosa ti può essere utile o meno. E però, per esempio, sapere che c'erano corsi per disoccupati gratuiti che tu potevi comunque utilizzare per fare un tuo percorso personale, sia di, per ritrovare un'autostima e anche un volerti bene, e anche per dare un concetto diverso al lavoro proprio stesso. Io lavoravo 24 ore su 24, il lavoro prendeva tutta la mia vita. A 40 anni ho deciso che doveva cambiare qualcosa, quindi un punto di svolta è dire: magari farò qualcosina di meno, però avrò tempo anche per me stessa, per la mia famiglia, per i miei amici, e quindi dare anche più spessore a quello che facevo, sia nella vita privata che in quella lavorativa. E in Ricomincio da me io ogni anno torno, perché ogni anno incontro nuove possibilità. E la maggior parte delle persone con le quali collaboro ora o che mi hanno aiutato. Quindi comunque dopo le prime edizioni di Ricomincio da me hai cambiato la tua vita anche lavorativa. Sì, sì, io ho iniziato a studiare, e che a 40 anni era anche una novità, e tramite questi corsi, tramite comunque anche l'utilizzo del web, perché loro ti danno anche questa ampia visione di tutto quello che è l'evoluzione del mondo lavorativo. Quindi hai iniziato facendo il corso, esatto, ho fatto un corso, sì, ho fatto diversi corsi, lavoro, diversi insomma. Incontri che loro proponevano. Da lì ho capito quali erano le mie passioni principali, ho cominciato a investire su quello che era la mia passione. Quindi ho detto: a me cosa piace fare, quali sono... E a te cosa piace fare? A me piace viaggiare, io amo parlare le lingue, amo incontrare persone da tutto il mondo, quindi scambiare le culture, integrarmi agli altri, e quindi avere un'apertura nei confronti. Io sono imbranata in campo informatico, però mi piace tutto ciò che è digitale, quindi essendo mamma ed essendo comunque da sola, ho cercato di unire le mie esigenze, che erano quelle di avere tempo per me stessa e per mio figlio, quindi ho scelto di lavorare da remoto e provarci, perché poi uno ci deve comunque provare. E è stato un po' un terno all'otto, però da una cosa poi ne è nata un'altra, un passo dopo l'altro. Le persone con le quali lavoro adesso sono tutte persone che mi hanno aiutato in questo percorso e che insieme a me hanno fatto anche un percorso lavorativo. E, tu quindi che lavoro fai adesso? Io adesso mi occupo di relocation. Inizialmente ho preso la certificazione per fare l'assistente virtuale, quindi lavorando da casa. Io Fantastico. Gestivo la parte, diciamo, segretariale di manager di aziende. Cioè, magari anche mestieri che uno non immagina neanche, esatto, che possano. Esatto, è un mestiere che tra l'altro io propongo soprattutto a tantissime donne che magari hanno fatto un percorso di amministrazione, segreteria o commerciale. In Italia è abbastanza ostico
ostico ancora, però sarà un po' il mestiere del futuro per tante persone, anche perché i lavori che si facevano 5 anni fa ormai non ci sono più, stanno cambiando e stanno andando i 200 all'ora. Il mondo del web ti offre tante possibilità perché puoi avere contatti con tutto il mondo senza dover per forza muoverti o spostarti e soprattutto senza dover investire tante risorse economiche che chi è rimasto senza lavoro, certo, non può fare, ovviamente. Poi insomma tu stavi dicendo appunto che tu sei in questo momento sei mamma single, insomma, voglio dire, sì, hai sì, un sì, figlio. Sì, sì, io sono da sola e esatto, quindi ho un bambino da crescere, certo, spese economiche insomma da affrontare, non indifferenti. Certo. Però loro ti insegnano anche proprio a cambiare il tuo approccio nei confronti di quello che è l'idea del lavoro. Anche io vengo da una tradizione dove devi lavorare, andare in pensione, avere tutto assicurato, adesso non è più così. Quindi loro ti spiegano proprio cosa puoi fare già da adesso, giorno per giorno, per non evitarti i problemi dopo. L'unica cosa che puoi fare è comunque metterti in gioco, è comunque agire, che è la cosa più importante, perché altrimenti rischi di immobilizzarti e da lì non ne vieni più fuori. Certo. Interrompo un attimo, io chiedo intanto, sì, alla regia se riesce a farmi capire con qualche segnale, tanto noi ci riusciamo a collegare, capire anche telepaticamente, quanti minuti io ancora ho, così non, insomma, insomma è una diretta, dobbiamo ovviamente, certo, essere tassativi con i tempi, perché mi piacerebbe appunto continuare un attimo, quantomeno a chiudere e ascoltare ancora, sì, un attimo, sì, sì. Silvia. Possiamo ancora andare avanti, che bella notizia. E niente, guarda, ti dico anche per esempio il fatto dell'assistente virtuale, in realtà è un mondo aperto a 360 gradi che offre infinite possibilità, perché io non avevo più voglia di fare la segretaria d'azienda, quindi, certo, comunque di annoiarmi con numeri, conti e cose da sistemare. Quindi avendo appunto la mia passione per i viaggi e le lingue ho deciso di occuparmi di relocation, quindi io adesso trasferisco in giro per il mondo questi top manager che con le famiglie si spostano, cioè, per lavoro. Tu organizzi? Sì, esatto. Scusami perché io non Sì, non sì, sono io pratica. Spesso addirittura incontro i miei clienti proprio al momento in cui consegno la casa oppure arrivo in aeroporto. Tu cos'è che esattamente fai? Scusa, spiegacelo in modo. Sì, sì, io organizzo tutto il loro trasferimento lavorativo e personale di questi manager che per lavoro si spostano su aziende diverse. Quindi dalla ricerca della casa, alla documentazione, ai passaporti, a tutto quello che è la burocrazia italiana, certo, all'apertura delle utenze, alla ricerca della casa, ai contratti di locazione o agli acquisti delle abitazioni. E tu riesci a fare li accompagno, tutto questo? Sì, da casa, totalmente da casa, sì. Un'imprenditrice fantastica. Sì. Insomma, è un esempio stupendo. Sì, che me l'avevi detto, insomma, ci eravamo sentite io e te per telefono ieri. Ma guarda, l'idea, scusatemi se hai visto lui, l'idea è proprio nata dal fatto di mettere insieme quelle che sono le passioni che uno ha, perché in realtà io adesso faccio la metà della fatica a lavorare, faccio quello che mi piace, lo posso organizzare io, quindi sono io che gestisco e comunque ho anche la possibilità, come dicevano anche loro prima, di mostrare quello che so fare e di chiedere che mi venga riconosciuto quello che so fare. Quindi non adattarti ogni volta, certo, perché sennò non hai alternative, certo, hai capito? Quindi quel non lavorare di quel giorno, posso dire, è diventata l'opportunità, sì, poi, esatto, no? Che poi insomma anche esatto, l'opportunità, sì, credo. Poi se posso infatti aggiungere qualcosa, alla Silvia è un esempio della persona che ha iniziato a agire, cioè ha detto basta, non voglio più fare questo lavoro, devo cambiare, ho iniziato a agire. Infatti anche oggi, in occasione di tutte di questa fiera di lavoro, come per tutta la settimana, abbiamo organizzato diversi aperitivi serali. Anche stasera dalle ore 18:40 ci saranno 3 persone che faranno diversi aperitivi, tra cui anche io uno alle 20 sul smetti di rimandare, perciò smetti di rimandare e inizia ad agire. Domani farò, perciò le persone che devono prendere decisioni lo sanno cosa fare ma non riescono a iniziare. Perciò anche stasera avremo questa possibilità di vedere come sbloccare questa situazione. Questa che ora? Questa è interessante. Alle 20? Inizia alle 18:40 e certo, siamo a Modena Centrale. Perfetto. E, quindi insomma aspettiamo tutti perché questa settimana degli aperitivi formativi l'idea è proprio nata per individuare degli ambienti di apprendimento differente rispetto ai locali insomma, dove svolgiamo la fiera, per fare in modo che tutta la cittadinanza in ambienti informali come possono essere i locali, i ristoranti, quindi possano, aspetta, stasera allora è in un locale, diciamo, in un locale che si chiama Modena Centrale, Modena in zona Centrale, stazione, esatto, certo, scusami. E quindi già da lunedì è partito questo percorso sperimentale dove
tutte le sere nei locali del centro. Bellissimo. Abbiamo dato la possibilità a formatori ma anche imprenditori di raccontarsi per una mezz'oretta, e questo per insomma divulgare le informazioni, ed è diciamo appunto una sperimentazione, ma che continuerà anche dopo ricomincio, perché come tutte le cose nuove vanno conosciute, insomma certo. Ci si deve abituare, per cui speriamo che vada tutto bene. Beh, insomma, guarda che esempio che ci ha portato. Esatto, sì. Direi che proprio insomma che Silvia sia proprio la testimonianza, no? Più vera, più bella, posso dire più immediata di quello che è Ricomincio da me. Insomma, mi è piaciuto anche ricordare i luoghi, te l'ho fatto ripetere, scusami, ma perché davvero ci tengo tanto, perché se questo è il risultato mi piacerebbe che tante altre persone, poi chissà quante altre invece hanno avuto ovviamente dei benefici. Noi adesso stamattina abbiamo appunto Silvia, però insomma che possa essere sempre di più, no? Ad esempio sempre per più persone. No, questo è successo, infatti oltre a Silvia nel corso degli anni altre persone ci hanno contattato per appunto comunicarci il loro cambiamento di vita e di lavoro, e la cosa bella è stato che il cambiamento è avvenuto proprio nell'incontro con le altre persone, sono nate collaborazioni e diciamo che l'approccio deve essere di questo tipo: io non devo aspettarmi un risultato subito. Contatti che sono nati nel 2013, certo. Si sono sviluppati due anni dopo, terreno, ma hanno, insomma, quindi si semina per raccogliere. Io davvero vi ringrazio perché insomma ci avete così regalato la vostra esperienza, appunto la tua testimonianza, quindi insomma davvero grazie per quello che fate con Ricomincio da me, appunto, che sta continuando con tutte le informazioni digitando Ricomincio da me. Grazie davvero. Grazie.